dicembre 1990. Buonasera. Le vittime sono 11 ragazze ed un ragazzo. Erano in classe, una mattinata come tante altre nell'Istituto Tecnico Salvemini, quando la scuola è stata centrata dall'aereo militare impazzito, precipitato a Casalecchio di Reno, a due passi da Bologna. E mentre si piangono i morti, altri ragazzi, decine e decine, sono ricoverati in ospedale, alcuni in gravi condizioni. Sta relativamente bene il pilota dell'aereo, 24 anni, che si è rotto tre vertebre. Si è lanciato fuori quando ha visto che il motore era in fiamme e i comandi, ha detto, erano bloccati. Colleghiamoci con Bologna, con il collega Scardova che ci ricostruisce i fatti. Sono gli attimi immediatamente precedenti, vedete il disastro, vedete il pilota che si è lanciato col paracadute e in questo momento l'aereo cambia direzione, torna su se stesso e si dirige verso l'abitato di Casalecchio di Reno, a pochi chilometri da Bologna. Ed ecco gli effetti dell'incidente. L'aereo, un Macchi dell'aeronautica militare, è letteralmente penetrato nell'edificio scolastico, uccidendo 12 studenti e provocando il ferimento di altre 65 persone, 5 delle, delle quali in gravi condizioni, in prognosi riservata. I ragazzi, in preda al terrore, hanno cercato la fuga lanciandosi dalle finestre. Immediati i soccorsi da parte dei vigili del fuoco, allertati dai centri di controllo che avevano ricevuto l'SOS da parte del pilota in avaria. L'aereo si era alzato in volo da Villafranca, in provincia di Verona, per sperimentare, sembra, alcune apparecchiature elettroniche. Sul cielo di Ferrara il pilota Bruno Viviani, di 24 anni, di Varese, ha segnalato che l'aereo non rispondeva più ai comandi e che il motore era in fiamme. Un elicottero militare si è alzato in volo e sono stati allertati i soccorsi all'aeroporto di Bologna. Il pilota, come tu hai riferito, si è lanciato col paracadute atterrando a poche centinaia di metri dall'edificio dell'Istituto Tecnico Commerciale di Casalecchio. Ora il pilota è ricoverato all'ospedale maggiore, è inavvicinabile da parte dei giornalisti. Questa è appunto la sala dove è ricoverato il pilota, non è avvicinabile dai giornalisti. È stato però interrogato due volte dal sostituto procuratore della Repubblica di Bologna che conduce le indagini. Abbiamo realizzato alcuni servizi anche all'ospedale, dove si è recato il collega Gianni Bettini, e prego la regia di mettere in onda senz'altro l'intervista del collega. Mariella Monzoni si trovava a scuola al momento dell'impatto con l'aereo. Ecco Mariella, quali sono i tuoi ricordi? Ah, niente, stavamo facendo lezione, oltretutto era un momento che stavamo scherzando con il nostro professore, ho girato gli occhi, ho visto questo aereo vicinissimo. Poi ho riguardato il professore, ho visto che si è alzato in piedi, ha fatto una faccia veramente terribile, ha aperto la porta, poi ha cominciato a correre. Allora a quel punto, niente, ho capito anch'io un po' cosa poteva succedere. Allora ho cominciato a correre, mi sono andata, mi è andato attraversato il corridoio, ho guardato dalla parte dell'entrata, ho visto delle gran fiamme. Dopo sono andata in un'altra aula che era sulla parte esterna e fortunatamente sono riuscita ad affacciarmi alla finestra e sono stata sempre lì. Dopo c'era la gente che urlava, una cosa oscena. Poi dopo niente, c'erano i vigili sotto che cercavano, portavano le scale così. Il professor Michelazzi è il primario del reparto di ortopedia dell'ospedale maggiore. Ecco professore, molti ammalati sono stati portati qui da lei proprio per queste traumatologie. Mi diceva lei, dovute soprattutto al fatto che i ragazzi spaventati si siano buttati dalla finestra. Sì, si sono buttati dalla finestra, difatti hanno tutti delle fratture, delle lesioni agli arti inferiori. Lesioni che complessivamente sono di modesta entità, alcuni dovranno essere operati, però complessivamente non destano alcuna preoccupazione sia dal punto di vista della vita che del risultato funzionale.